Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia cucina e nel mio canale. Vi ricordo che per tante ricette senza glutine potete andare a visitare il mio sito internet www.laceliacadellettna.com. Vi ricordo che alla fine di questa video ricetta, se vi è piaciuta, potete lasciarmi un like o un commento. Oggi andremo a preparare un plum cake con farina di castagne, gocce di cioccolato, ovviamente tutto senza glutine. Per prima cosa ci occorrono in una ciotola abbastanza capiente andiamo a montare due uova con 170 g di zucchero. E lavoriamo le uova fin quando queste non diventeranno gonfie, chiare e spumose. Quindi ci vorranno al solito un paio di minuti. Una volta montate le uova, adesso possiamo andare ad aggiungere 150 g di yogurt bianco magro greco. Andiamo ad azionare sempre le fruste elettriche. Una volta che avete amalgamato bene lo yogurt greco, possiamo andare ad aggiungere 70 ml di olio di semi. Sempre mescoliamo con le fruste elettriche. Adesso in un'altra ciotola ho messo 270 g di farina di castagne. Mi raccomando, leggete che sia senza glutine. E una bustina di lievito per dolci. Andiamo a mescolare e aggiungiamo un po' per volta la farina alle uova. Adesso aggiungiamo un po' per volta anche un bicchiere di latte, saranno circa 200 ml di latte, e mescoliamo sempre con le fruste. Adesso dobbiamo alternare latte e farina di castagne. Amalgamati per bene tutti gli ingredienti, non ci resta che aggiungere 50 g di gocce di cioccolato fondente. Ovviamente adesso andiamo ad amalgamarli, queste goccioline le andiamo ad amalgamare con una spatola. Ok, adesso non ci resta che versarlo all'interno di uno stampo da plum cake. Adesso prendiamo lo stampo e andiamo a versare il composto all'interno del nostro stampo. Infine ci aggiungiamo un'altra manciata di goccioline di cioccolato di sopra. E adesso possiamo infornare il nostro plum cake a 180 gradi per 40-50 minuti. Regolatevi sempre voi con il vostro forno e fate sempre la prova a stuzzicadenti, ovvero mettete all'interno dell'impasto uno stuzzicadenti prima di tirarlo fuori dal forno e vedete se è appiccicoso l'impasto, dovete prolungare per altri 5-10 minuti, se no vuol dire che se lo stuzzicadenti esce asciutto, vuol dire che l'impasto all'interno del nostro plum cake è cotto, quindi potete sfornarlo. E voilà, il plum cake con farina di castagne e gocce di cioccolato senza glutine è pronto per essere gustato. Buon appetito e mi raccomando, seguitemi numerosi sui social. A presto con una nuova ricetta senza glutine, tutta per voi. Adesso vediamo com'è venuto.
Fantastico, buon appetito!